15. Il piccolo segreto. Attraverso Corrado Biancastelli, entità A. Se gli altri non vogliono sentire questo discorso, si tengano i propri dolori. E non ho altro da dire se non indicare il fallimento completo delle religioni che non riescono a dare una parola di tranquillità sulla morte. Perché invece voi, che siete qui, riuscite a comunicarvi almeno una serie di informazioni stimolanti sulla vita e sulla morte? Perché è vero che non sapete comunicare agli altri, però siete venuti qui. Altri possono andare altrove, nelle chiese, a parlare con i sacerdoti, promuoversi. Insomma, tutti voi dovete morire. E non riesco a capire perché non dobbiate pensarci in tempo. Se non ci pensate in tempo, o peggio per voi, se poi soffrite. Né io né altri possono aiutarvi se non con le parole. E le mie potranno essere più convincenti perché le so dire meglio, le tue meno convincenti perché le sai dire peggio, ma alla fine diciamo parole sia io che tu. Se le nostre parole incontrano un terreno fecondo, che tu le dica peggio o io meglio, non conta. L'altro recepirà qualcosa, l'altro deve pur fare uno sforzo da solo. Lo sforzo deve essere reciproco. Non c'è una fede o uno stimolo che devono venire solo dal di fuori. Se dentro non vi disponete all'ascolto, quell'ascolto che dentro di voi è l'unica cosa reale che può spingervi ad avere reazioni più controllate e quindi alla fine soffrite di meno. La via passa sempre attraverso questo modello di comportamento. Le parole sono stimoli, ma se non generano nulla, sono sterili. Il mio è un discorso radicale, ma non saprei fare se non un discorso radicale. Alle persone che soffrono va tutta la nostra comprensione, che può essere accettazione del loro dolore, tolleranza per il loro dolore, ma più di questo non possiamo modificarlo. La legge prevede che in terra si venga per fare esperienze. Il dolore è una di queste, e il dolore della morte è una delle esperienze più vicine, più continue, perché la morte è intorno a voi, in ogni momento le persone muoiono e dunque può essere triste vedere le persone morire. È un discorso tutto vostro. Per noi l'essere spirituale torna nella sua casa e per noi non è un discorso triste. Io non sono triste nel vedermi morire. Questo è il punto. O voi accettate questo punto e tutto diventa comprensibile, oppure voi volete delle falsificazioni. Io posso essere solidale con la vostra sofferenza, ma per me la morte è la morte, è un passaggio da uno stato all'altro. E come vorreste che fosse per me la morte, per me che sono uno che è già morto? E dunque sono un essere spirituale. Per me è un fatto normale morire, non è anormale. Per me è giusto che si muoia. Nella molteplicità delle circostanze, molti di voi si troverebbero in una situazione migliore, più da morti che da vivi. E allora questo è un ribaltamento di verità. Le predisposizioni sono diverse. Ciascuno reagisce anche secondo momenti patologici e nevrotici particolari. Quindi non accuso nessuno, né valuto negativamente le reazioni, perché nei momenti di malattia le persone reagiscono in maniera abnorme. Sicuramente però ci sono delle simulazioni interne. Si soffre più di quanto sia necessario soffrire. Si desidera morire più di quanto sia vero. E queste simulazioni tutti gli esseri umani le fanno,
Ciascuno recita il proprio dolore, recita la propria disperazione, la gente recita le proprie malattie. Questa è la verità. Nessuno soffre veramente per quel che dichiara di soffrire, ma ognuno recita se stesso. Anche nei casi più disperati, la gente recita la disperazione, così come recita il lutto. Esiste il rito della recitazione della propria personalità. Uomini e donne tutti in terra sono coinvolti in questo gioco. Posta questa premessa, poi altre varianti sono l'evoluzione di ciascuno. Ciascuno recita in modo diverso dall'altro. Ciascuno è un buon attore di se stesso, ma molte volte vi sono anche sofferenze che cessano con la morte. Detto questo, non c'è un giudizio sull'evoluzione dell'uno o dell'altro, perché di esempi ne potremmo portare tanti. Resta da confermare che le reazioni sono reazioni di sovrastruttura e non reazioni dello spirito. Ancora una volta ribadisco, lo spirito non soffre per la morte altrui, è sempre la psiche, la mente, la sovrastruttura che soffre. Lo spirito invece prova gioia, se posso usare questo termine, della morte stessa, perché la morte lo riporta al luogo dove è venuto. Per lo spirito la morte è un momento felice, completamente all'opposto dalla concezione che ne avete voi. Domanda: se non ci si turba troppo davanti alla morte, è per l'enorme numero di sovrastrutture o per un'acquisita saggezza? Entità A. Questo è difficile dirlo. Anche qui c'è una sorta di recita al coraggio che gli uomini si danno. Tuttavia il saggio vero non ha paura della morte. Se si tratta però di una saggezza mistica, è un conto. Se è una saggezza solo esperienziale, è un altro. In genere la saggezza, come processo evolutivo, non fa temere la morte. Ovviamente il saggio, che sia anche un mistico e abbia una educazione filosofica della morte e abbia raggiunto certezze o di scoprimenti interiori, reagisce ancora meglio. Bisogna comunque che la non paura della morte non coincida con il cinismo, con l'indifferenza, con la depressione, con il desiderio coatto di morire e quindi con la patologia mentale. Bisogna fare tutte queste differenze. Un saggio che sia sano mentalmente, che approfondisca coerentemente il tema della morte, finirà col non temerla, anzi, ne sentirà curiosità e forse anche un po' di desiderio. Più discoprite in voi lo spirito e meno paura della morte avete, perché entrate di più nella dimensione tipica dello spirito, che è la dimensione naturale della vita. È lo spirito che vive, non voi corpo. È lo spirito che quindi sopravvive, non voi corpo. Il trapasso del corpo è il momento felice della vita che sopravvive a se stessa. Questa è la verità. Invece la morte è la sua contrapposizione più sciocca, inutile, caduca, più superficiale. Muore il corpo, ma cosa volete che sia questo corpo se non un coacervo di reazioni fisiochimiche? Cosa volete che rappresenti questa macchina umana così piena di imprecisioni e difetti, così pronta ad ammalarsi e morire, così pronta a inglobarsi con la natura più bassa, la più comune, la più volgare? È lo spirito che vive e che dunque assicura a se stesso la propria sopravvivenza col suo solo esistere. La morte non appartiene allo spirito, ma lo spirito appartiene alla vita, ed è quella vita che noi ci assicuriamo,
e da incarnati dovremmo sempre ritrovare per frapporre fra la vita e la morte veramente un confine, una separazione. Si muore in terra per ritornare, in un modo diverso, certamente, ma per ritornare. Cercate di persuadervi di questo e di non avere alcuna paura, e meno paura avrete della morte. Questo è il piccolo segreto: più a lungo vivrete, perché quando si esorcizza l'idea della morte, non c'è più necessariamente da fare subito l'esperienza della morte. Domanda: però convincersi profondamente di queste cose finisce un po' con l'alterarci nei confronti degli altri. Non diciamo cinici, ma si diventa più freddi. Entità A: può darsi. Io non ho mai visto un saggio accalorarsi troppo nel dolore degli altri di fronte alla morte. I saggi che ho incontrato in terra erano tutti perfettamente distanti anche dal dolore umano. Anche le più antiche religioni hanno insegnato di essere abbastanza equidistanti sia dal dolore che dalla felicità. E questo è il modo per vivere meglio e per vivere saggiamente in terra. Non farsi coinvolgere dalle sovrastrutture in maniera tale da trarne svantaggio emotivo e svantaggio nella vita di tutti i giorni. Il vero saggio si mantiene dunque distante dagli avvenimenti, non perché non li usa o non li pratica, ma perché non se ne fa travolgere.